Buona giornata a tutti. Inizio questo vlog con svuota la spesa. Allora, ho preso l'acqua San Benedetto, questa qui in bottigliette piccole, perché adesso se inizia la primavera di solito mi tengo una bottiglietta in auto che se c'è la necessità di bere c'è. Poi ho preso carta igienica scotonelle, zuppe. Allora, ho preso la zuppa trentina che non sempre la trovo, o che è buona o che non so. Comunque questa qui sono riuscita a trovarla, allora l'ho presa. E ho preso anche la vellutata di asparagi. Iniziamo a svuotare il sacchetto. Allora, le uova ho preso sia queste che queste qui. Visto che hanno la scadenza abbastanza lunga, ho deciso di prenderne 6 e 6, 12 uova. Poi un tramezzino, questo qui è il prosciutto cotto e funghi. Una confezione piccola di burro. Ho preso quella piccola perché non l'ho completamente finito quello che ho, per cui mi sono accontentata di questo piccola. Poi ho preso i limì. Ne ho presi tre, in teoria mi sembra, se non ne trovo altri vuol dire che ne ho presi tre. Questo è tutto il papiro dello scontrino. E poi ho preso il Pompadour Collection. Gnocchi pronti. Affettati, ho preso una confezione di specchi e una di prosciutto cotto. La Philadelphia, questa qui fatta così a quadrettini, mi piace per cui l'ho ripresa. Una confezione di noci già sgusciate. Una confezione di insalata russa, giusto per cambiare un po' il gusto della verdura. Zucchero, ho preso questo qui, zucchero di canna e anche lo zucchero normale. Nutella, ho preso questo vasetto qui della Novi perché adesso ho aperto il vasetto di pan di stelle e lo sto finendo. Però giusto per cambiare gusto di crema di nocciola, ho preso questa qui della Novi. Pasta, ho preso questa qui del sgambero e ho preso che si chiamano reginette. Visto che non avevo voglia di prendere le focacce, perché iniziano ad esserci le focacce, quelle che di solito si mangiano a Pasqua, però non mi andava di prenderle, e allora per il momento ho preso i nascondini del Mulino Bianco, anche perché questi nascondini erano gli unici che avevano il sacchetto piccolo. Adesso non so quanti, sto cercando di capirmi quanti grammi. Sono 330 grammi. Penso che i sacchetti grandi siano quasi un chilo e sinceramente mi sembrano un po' troppi. Grana, questa volta l'ho preso al supermercato. Pancetta affumicata Negroni. Ho preso questa perché ha la scadenza più lunga. Ce n'era di un altro marchio, ma scadeva in 15 giorni, per cui ho pensato no, è troppo vicino la scadenza. Preferisco questo, ho preso questo marchio solo per il motivo che ha la scadenza più lunga. Una stecca di cioccolato della Lindt, limone con un tocco di zenzero. I gran cereali, questo qui, mandorle e mirtilli rossi. Di solito queste barrette le prendo che abbiano qualcosa di cioccolato, però vi devo dire che queste barrette, mandorle e mirtilli rosso, non sono niente male, a me piacciono. Hanno come frutta secca, hanno anche gli arachidi, le mandorle, per cui c'è un bel mix di frutta secca che mi ispira. Ancora zucchero, uno semolato e uno di canna. E
poi, senza tirare fuori tutto dal sacchetto, ho preso un vasetto di maionese salsa tonnata. E il resto che vedete qui dentro sono a parte due ammorbidenti, uno di Coccolino Intense e uno è Coccolino Intense Dolce Esplosione. Questo qui, questo è il Tropicale Pop. Allora, a parte i due ammorbidenti, ho preso il latte, questi qui piccoli, l'Oran Soda e la Pepsi. E la Pepsi, questa qui al limone, che mi sostituisce la Coca-Cola vera e propria. Questo è il macello che ho fatto qui per terra per tirare fuori la spesa. Ok, io adesso mi strucco e metto via la spesa, anzi la devo rimettere nel sacchetto, la porto in cucina e me la metto al suo posto. Poi, per quanto riguarda il pranzo di mezzogiorno, devo ancora capirmi perché in frigo ho un vasetto di pomodoro aperto, per cui sarebbe il caso che lo utilizzassi. Però allo stesso tempo qui volevo vedere i prodotti che ho preso, quel come gli gnocchi, le zuppe, vedere un attimo le scadenze e rendermi conto se c'è qualcosa che scade prima e gestirmi un po' la situazione tra oggi, tra mezzogiorno e sera, o anche domani a mezzogiorno. Adesso vedo un attimo come gestirmi la situazione. Ok. Vado a struccarmi intanto e a mettermi comoda perché mi metto la tuta. E adesso siamo lunedì pomeriggio. Per il pranzo, sapete cosa ho fatto? Ho preso la confezione di gnocchi che vi ho fatto vedere sullo svuota la spesa. Ci ho aggiunto il mezzo vasetto di pomodoro che avevo avanzato da quando avevo fatto il coniglio con i filacci di coniglio che ve l'avevo fatto vedere sul vlog precedente, e per cui ho preso e ci ho aggiunto questo condimento di pomodoro su questi gnocchi. Così ho utilizzato sia gli gnocchi, che erano quelli che scadevano prima, perché scadevano giovedì o mercoledì giovedì. E per cui di conseguenza quelli li ho finiti. Ho finito anche il pomodoro e a posto, così questa sera devo solamente pensare a finire altri avanzi, gli avanzi di sabato e di domenica. Praticamente sabato sera è avanzato un hamburger e mezzo, mentre di domenica, che sono andata alla sagra a mangiare la fiorentina, io non l'ho mangiata tutta, e sia le 4 fette di polenta e un po' di carne l'ho messo nella mia ciotola e me le sono portate via. Per cui questa sera penso di finire questi avanti. Ok, adesso sono qui da Tigotà perché stavo finendo l'ammorbidente, per cui faccio un po' di scorta di detersivi. Allora, sono tornata e questa è la spesa che ho fatto da Tigotà. Ho preso il profumo per WC, due confezioni di polvere per lavatrice, un per lana, un Calgon, un deodorante Sauber, come si chiama, un ammorbidente, volevo dirvi il no, il profumazione, Tizubaki e Peony, è scritto sotto in fondo, qui sotto. E per finire vi faccio vedere che sono riuscita a trovare l'acqua micellare, forse adesso non la inquadrerà mai, l'acqua micellare della Now Bay. Devo ringraziare una di voi perché quando avevo detto che non riuscivo a trovare l'acqua micellare Now Bay dopo averla ricevuta sulla beauty box di Look Fantastic, io pensavo che tenessero anche il marchio. Sì, tengono il marchio, ma non tengono più l'acqua micellare. E una di voi mi ha detto: guarda che da Tigotà rivendono Now Bay. E ho guardato oggi, sono riuscita a ritrovare l'acqua micellare, perché quest'acqua micellare, quella che ho provato io, strucca bene e non mi irrita gli occhi, per cui ho deciso di riprenderla. Non so perché mi viene il dubbio che adesso anche acqua e sapone la tengano, però volevo farci un giro da acqua e sapone.
però ha quel sapone a Castelfranco e in questi giorni. Questi ultimi giorni di carnevale hanno occupato il parcheggio con le giostre e di conseguenza non ho potuto, non sapevo dove andare a parcheggiare, a dirci la verità, per cui ci ho rinunciato e ho pensato di andarci o giovedì, che in teoria giovedì dovrebbe esserci il parcheggio più libero, forse, perché in teoria le giostre mercoledì mattina dovrebbero andare via. Per cui mi tengo, se ce la faccio, mi tengo l'idea di andarci e di provare a trovare quest'acqua micellare anche da acqua e sapone. Per finire il mio giro di spese di oggi, sempre trattandosi di cibo, sono passata su un negozietto che si chiama Bergi, che vendono, hanno prodotti dolci e vendono anche il tè, per cui ho preso due confezioni di questo tè, uno all'arancia e come si chiama questa qui? Cannella, e un altro al ginger e lemon tè verde. Questo so che è buono, questo non mi ricordo di averlo assaggiato. Poi ho preso questi fiori d'arancio, che è un aroma, non l'ho veramente mai provato, e potrei provare a fare una crostata con questo aroma, mettendoci anche la marmellata di arance. Poi ho preso questi dolcetti, no, anche questi sono una novità che non ho mai preso. Poi della Nestlé ho preso questi qui, è una vita che non li assaggiavo più. Sono quei, se non ricordo male, sono questi qui fatti con il cioccolato che sa di menta in teoria. Comunque ho provato a riprenderli. Ho preso una confezione di miele di ciliegio, un'altra confezione di tè, questo qui però è tè al bergamotto. Questo tipo di cioccolatini avevo visto una pubblicità in televisione, però non ci avevo fatto caso se li trovavo o meno. Visto che oggi ho visto la confezione, ho deciso di prenderlo e in teoria ci dovrebbe essere dentro questo mix di cioccolatini, e sono della Perugina, della Lindor. Ho preso queste mini confezioni che ci dovrebbero essere dentro. Non so se siano a forma di cuore o rotondi, i classici cioccolatini della Lindor. Una confezione di Morositas. Mi sono presa un rametto di mimosa, visto che la prossima settimana, oggi siamo il 24 di febbraio, per cui no, penso che quando è la festa della donna, il 7, l'8 marzo, comunque mi sono già presa il mio rametto di finta mimosa e per finire una confezione di baci Perugia. E per questo lunedì credo proprio di avere dato per la spesa di questa settimana e ad occhio penso che per 15 giorni di avere un bel po' di prodotti, per cui se proprio mi viene da andare in qualche piccolo negozietto di prendere qualche fizioneria, qualcosa di sfizioso, ma come supermercato credo proprio che per il momento di essere a posto. Ok, adesso mi strucco, quel poco trucco che ci indosso anche oggi non avevo voglia di, anche perché questa mattina ho registrato una clip per un video di una recensione e oggi pomeriggio, visto che non registravo la clip, ho deciso di mettermi solo il mascara. Ok, poi dopo eventualmente vi farò vedere la cena di questa sera, cosa riesco a combinare. Ed ecco organizzato la cena per questa sera. Finisco i gnocchi avanzati oggi a mezzogiorno. Questa è la carne avanzata. Questi sono i due, un hamburger e mezzo di sabato. Questa invece è la carne della Fiorentina di ieri. E anche questa è la polenta di ieri. Per cui questi due li scaldo e a posto si mangia così. Di qua sto cucinando due uova in acqua bollente, che se, cioè, le cucino, perché dirci la verità, scadono oggi, per cui o che le cucino poi mi viene l'ansia che sono scadute, per cui
le preparo cotte così in acqua bollente, poi se vanno mangiate questa sera bene, se no riesco tranquillamente a mangiarle anche domani, sapendo che sono cotte, anche se è il giorno dopo la scadenza, mi va bene lo stesso. Sto preparando il pranzo per mezzogiorno, per cui qui sto scaldando questa zuppa toscana, che nella foto è così, nella realtà è così, ma per un pastino caldo penso che vada più che bene. Poi ho preparato le uova fatte così, uno l'ho lasciato così com'era sodo, gli altri due li ho preparati così, per cui il tuorlo, quello giallo, il tuorlo con maionese e tonno, ho mischiato il tutto e poi rimesso dentro al centro dell'uovo. E di qua ci sono due affettati che se vanno finiti meglio, perché uno è speck e uno è mortadella, però oggi siamo martedì ed è da sabato che ce li ho, penso che sia anche il caso di finirli. Ed ecco due pacchi che mi sono arrivati. Uno ho preso prodotti della Kiehl's, di Pinalli, e ho preso le saponette della Kiehl's. Nell'altro ho fatto il mio primo ordine su Marianò e ho preso la nuova palette di Jeffree Star. Adesso ve la apro. Beh, intanto vi faccio vedere com'è confezionata. Questa è la cascatola, la si apre ed è velluto questo. Questa confezione è veramente di velluto. Adesso apriamo. Poi qui ci dovrebbe essere, per aprirlo cerco di fare qualcosa. Sì, ci sono riuscita ad aprirvela già. Qui ci dovrebbe essere la cartina di protezione. Queste sono le colorazioni di questa palette. Dal cartone si toglie, per cui si riesce a togliere. Comunque queste sono le colorazioni. Allora, volevo dirvi già qualcosa che non mi piace molto. Intanto è la prima volta che prendo prodotti di Jeffree Star, per cui non ho la più pallida idea di come siano questi ombretti. È una cosa veramente nuova. Però qui non è una plastica che eventualmente si pulisce. Questo qui è tessuto anche qui, per cui non lo so se utilizzando gli ombretti, se spolverano un po' sopra questo tessuto, che macello che viene fuori. È una mia idea adesso come prime impressioni vedendomi del tessuto qui. Comunque, queste sono le colorazioni, vediamo nei prossimi giorni. Beh, oggi no, perché oggi devo andare dalla parrucchiera, per cui di solito non mi intrucco quando vado a farmi i capelli, per il semplice fatto che tra uno shampoo e uno shampoo più uno shampoo, tra i vari passaggi che mi fa, mi sarebbe inutile truccarmi perché il fondotinta nel contorno capelli mi andrebbe tutto via, per cui preferisco andare senza niente. Comunque queste sono le colorazioni. Ok, adesso finisco di preparare il pranzo e ci vediamo oggi pomeriggio verso le 2:30, un quarto alle 3, perché alle 15 ho l'appuntamento vero e proprio dalla parrucchiera. Ed eccomi qui pronta per andare dalla parrucchiera a rifarmi i capelli. In teoria dovrei farmi riccia partendo da qua e non da qua in fondo. E rifarmi anche un po' di colpi di sole, mesh. Non mi sono truccata come vi avevo anticipato, per il semplice fatto che tra mesh permanente fa vari lavaggi e ho notato che qui sulla fronte mi bagna con l'acqua, per cui è letteralmente inutile che mi metta il fondotinta. E poi anche per fare la permanente qui mi fa il giro con il cotone, per cui evitiamo tutto, rimaniamo così. E per cui noi ci vediamo dopo e vediamo com'è il risultato dei miei capelli. In teoria non dovrei tagliarli perché mi ha chiesto se voglio anche tagliarli. Ma quando ho preso appuntamento gli ho detto di no perché mi piace la lunghezza che hanno raggiunto come ora. Diciamo che se fossero da qui ci penserei e li accorcerei un attimino e li farei scalare. Ma sono ancora quella lunghezza che, beh, a parte adesso che ho la sciarpa e stanno più su, però comunque si appoggiano sulle spalle, niente di estremamente lungo. E a proposito della palette che vi ho fatto vedere prima, l'ho guardata, riguardata, però vi devo dire che da mettere in valigia, no.
giusto da collezione, bella da vedere sopra un comodino, sopra la specchiera della Makeup Collection, è bella da vedere, però di per sé come pack risulta è bello, ma è anche ingombrante. Non so, poi la texture degli ombretti, poi sono curiosa di provare la texture degli ombretti, però sia oggi che domani non riuscirò praticamente ad usarla, perché domani mattina, se non succede niente, vado a farmi la foto per la patente. Però su questa foto vi dico già che non voglio utilizzare una cosa nuova che non conosco, preferisco truccarmi con trucchi che conosco e so come sono, per cui domani sicuramente non la provo. Poi vediamo i giorni successivi come la provo. Ok, adesso mi preparo, ho preso il berrettino e andiamo a farci i capelli. Eccomi tornata dalla parrucchiera. Questo è il risultato appena fatto dalla parrucchiera. Come vedete, adesso sono riccia anche da qui. Ok, io adesso devo preparare la cena, che devo ancora decidere cosa. Però questo vlog lo chiudo qui perché è quello che voi vedete al mercoledì. Mi sono accorta che riesco a fare due vlog a settimana e per il momento li faccio. Per cui questo qui è il vlog del mercoledì. Io vi saluto e ci vediamo venerdì per l'altro vlog. Ciao!